Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili ascoltatori di Radio Saigus TV, buonasera, benvenuti a Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione di approfondimento giornalistico che, mi ricordo, va in onda tutti i martedì a quest'ora. Dunque, in studio qui Massimo Bonella, collegato in Skype da Venezia, dopodiché a Pordenone abbiamo in collegamento Alviano Appi con un ospite importante che poi lui ve lo presenterà. Prima di partire quindi con il vero e proprio approfondimento, vi lascio con alcune, anzi meglio, vi aggiorno con alcune informazioni che mi sono arrivate qui da poco in studio. Innanzitutto, ecco, in attesa di risolvere un piccolo problema tecnico, dunque vi ricordo, questa sera intorno alle ore 20, per coloro che ci ascoltano dalla Toscana e parte dell'Umbria, ci sarà il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter sulle frequenze di Telidea. Dunque, veniamo adesso a noi, le top news. Dunque, è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Jessica Valentina Fauro, la 19enne uccisa con 40 coltellate a Milano il 7 febbraio scorso. Prima che il medico legale possa dare un esito certo, passeranno alcune settimane. Tuttavia, da un primo esame risulterebbe che la giovanissima ragazza non ha subito nessuna violenza sessuale prima di essere assassinata da Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni, ora in carcere. Jessica voleva lasciare la casa dell'omicida chiedendo aiuto ai carabinieri. Proseguiamo, ci spostiamo a Livorno. Sono stata aggredita, non contestata, così la leader di FD spiega quanto è accaduto oggi a Livorno durante un'iniziativa elettorale. Alcuni manifestanti hanno intonato Bella Ciao, cori antifascisti ed esposto striscioni. Sono stata insultata, precisa Meloni, mi hanno sputato impedendoci di parlare e di incontrare i commercianti che combattono con la crisi. Interviene sulla vicenda dei mancati rimborsi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, sarà la loro pietra tombale. Sempre cronaca, una imbarcazione di migranti è naufragata sul fiume Evros che per 160 km segna il confine tra la Turchia e la Grecia. Almeno 9 migranti, tra i quali un bambino, risultano dispersi, secondo le autorità di Ankara che coordinano le ricerche dei superstiti. Il fiume, che presenta difficoltà di navigazione, è da anni una delle vie preferenziali per i migranti che vogliono raggiungere la Grecia, tanto che le autorità elleniche hanno costruito una doppia barriera di reticolato e filo spinato per un costo di 3 milioni di euro. Diamo uno sguardo a quella che è la nostra testata giornalistica Pianeta. Arma finale nucleare, Giulietto Chiesa, USA si prepara ad usarla, Europa pagherà caro. Articolo che è tratto, lo ricordo, dalla testata All News di Palermo, antimafia2000.com. Poi ancora, l'uranio impoverito può essere causa di tumori, tratto sempre da Antimafia 2000, qui potete vedere un piccolo spezzone, alcune sequenze da Rai News 24, dove parla praticamente Sigfrido Rannucci, che fu tra i primi a seguire questa vicenda. Era ospite appunto a Rai News 24. Poi ancora, Macerata in 30.000 al corteo antifascista, di articolo sempre di Antimafia 2000 di Miriam Cucu. Poi ancora, caso Manca e richiesta di archiviazione fu, tratto sempre dalla testata Antimafia 2000, depositata dunque l'istanza della Procura di Roma, una nuova pietra tombale sulla morte del giovane urologo di Lorenzo Baldo.
Dell'Utri, la lettera e l'offesa alle vittime di mafia di Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Poi abbiamo un reportage tratto dalla televisione online di Roma, pandoratv.it, riguardante Paolo Borsellino. Sono sequenze a sua volta tratte da un'emittente regionale, Teleregione. Poi ancora ci sono alcune informazioni che riguardano Radio Science TV per quanto concerne il palinsesto. In fondo abbiamo un altro articolo, processo, trattativa a Stato Mafia, chieste le condanne per gli imputati di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Bene, 19:10, vediamo se abbiamo delle ultimissime in arrivo. Beh, c'è una notizia, dunque, tre persone di 27, 29 e 41 anni sono state arrestate per la rapina nel corso della quale sabato scorso a Frattamaggiore, siamo in provincia di Napoli, un gioielliere ha ucciso un altro componente della banda. L'orafo, accusato di eccesso di legittima difesa, è indagato per omicidio colposo. Era a casa quando si è accorto del colpo, è sceso in strada e ha aperto il fuoco. Uno dei rapinatori era stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli altri due autori materiali della rapina e di un quinto soggetto che aveva avuto il ruolo di palo. 19:11 Radio Science TV, questa è Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione di approfondimento giornalistico a cadenza settimanale, ogni martedì a quest'ora. Subito la linea ad Aviano Appi, in collegamento da Pordenone con il suo ospite per approfondire dei ragionamenti molto molto interessanti. Prego Aviano, noi ci sentiamo al termine. Buonasera Massimo e buonasera a tutti i nostri ascoltatori, grazie dello spazio che sempre ci dedicate. Questa sera faremo un po' un quadro della visione dell'Italia che sta andando alle elezioni. Affrontiamo questo tema con Marco Grilli, che è un attento osservatore della situazione politica italiana, devo dire anche internazionale, visto la sua annuale, pluriannuale esperienza con approfondimenti su quanto dice il giornalista Giulietto Chiesa, che secondo il mio parere è uno dei più, non soltanto dei più informati, ma direi uno delle persone che meglio capisce la politica internazionale. Allora, Marco, Intanto buonasera a tutti. ci sono i motori molto caldi su questa. Sulle elezioni che avverranno il 4 marzo. Una notizia di oggi è che il Movimento 5 Stelle sembra che abbia delle persone che non hanno osservato i pagamenti come avrebbero dovuto. Oggi è stato intervistato Renzi su RTL. Ha detto chiaramente che i 5 Stelle fanno la morale agli altri, ma dopo invece anche loro sono come tutti. Però in verità, si può veramente leggere così questa vicenda o la si può leggere anche in un altro modo? Beh, si dovrebbe partire classicamente dal grazie per la domanda. Cosa sta accadendo? Allora, partiamo dal presupposto. Oggi siamo il 13 febbraio del 2018, si va al voto il 4 di marzo, quindi adesso altro che motori caldi, ci sono proprio intere piste ormai bollenti, perché chi non ha ancora, come dire, consolidato un risultato di gradimento percentuale sufficiente a, come dire, Ad assicurarsi. bravissimo, a dare l'impressione di essere più che saldo al comando, chiaramente sta vedendo il Movimento 5 Stelle che cresce, cresce, continua a crescere a dispetto dei sondaggi che vengono pubblicati. Chi mi diceva poco fa che
che in Lombardia la Lega da sola vola al 30% e tutto il centrodestra unito supererebbe il 41%. Sì. Ma non è un dato nazionale, è un dato su base regionale. Tra le altre cose, ho imparato a non fidarmi troppo dei sondaggi preelettorali perché nascondono sempre qualche sorpresina. Possiamo ricordare che quasi quasi c'era l'ombra del sorpasso sulla legge costituzionale dell'anno scorso, del dicembre dell'anno scorso, del referendum sulla legge costituzionale. Quasi quasi gli ultimi giorni sembrava che il sì ce l'avrebbe fatta, poi per fortuna sì, invece, che no, non ce la facesse, invece alla fine diciamo, quindi siamo d'accordo con te che i sondaggi lasciano un po' il tempo che trovano. Questo per arrivare a dire cosa? Che i partiti tradizionali in questo momento stanno cercando di combattere il Movimento 5 Stelle con tutte le armi a propria disposizione. Il piccolo particolare è che parlano di rimborsopoli quando due elementi non abbiano ancora finito di versare quanto avrebbero dovuto al fondo per il microcredito, esatto, che è uno dei presupposti per sostanzialmente andare a occupare un seggio in Parlamento, sia alla Camera o al Senato, non cambia, da parte dei deputati del Movimento 5 Stelle, e non è un rimborso, perché partiamo dal presupposto, sarebbe rimborsopoli se qualcuno dei 5 Stelle avesse approfittato dei rimborsi di qualsiasi genere, e non è così. Si parlerebbe di rimborsopoli se avessero chiesto la rifusione di determinate spese, e non è così, né per quanto riguarda quelle elettorali, né tampoco per altro tipo di spese che non sia necessariamente di competenza o di espresso rifiuto da parte dei 5 Stelle stessi. Quindi non si può parlare di rimborsopoli. Esatto. Si parla semmai di una disattenzione da parte di questi due elementi in particolare, dei quali non farò il nome, che non avrebbero ancora terminato di versare quanto stabilito esattamente, quindi metà sostanzialmente dei propri emolumenti da parlamentari, che va conferita a questo fondo per il microcredito, che appunto viene utilizzato per alimentare determinati progetti, start-up o imprese italiane, perché uno dei punti d'onore del movimento è proprio quello di cercare di alimentare le imprese italiane e sostenere il Made in Italy. E diciamo che questo è un regolamento interno, questo è un regolamento che il Movimento 5 Stelle si è dato un poco per avvicinarsi ai cittadini, perché la politica aveva evidentemente preso una grandissima distanza. Il secondo, sappiamo che Di Maio in qualche modo ha detto che se avesse visto che qualche cosa non andava bene, comunque queste persone sarebbero state allontanate già in precedenza. Ora, siccome siamo ormai non più in composizione di liste elettorali, perché i giochi sono fatti sia alla Camera che al Senato, l'unica cosa che manca ancora è la pubblicazione della squadra di governo ante elezioni, come lui aveva promesso, ma ha detto che lo avrebbe fatto in questi giorni e presumo che lo farà, anche perché ne va anche del suo buon nome in questo senso. Pensi che ci saranno anche altri partiti che proveranno a fare questa cosa prima delle elezioni? Scusa Adriano, perché dovrebbero? Faccio una domanda che suonerebbe provocatoria, ma perché dovrebbero? Mica si sono impegnati loro a restituire metà degli emolumenti o a impegnarli per un qualsiasi tipo di attività sociale. Questo a dire che cosa? Che mentre il movimento si è preso un impegno internamente, che poi esterna agli italiani, di fare un determinato tipo di percorso, e in questo percorso c'è anche inopinabilmente il versamento di questi contributi a questo fondo per la microimpresa, gli altri partiti non prevedono qualcosa di simile, quindi è sempre il solito discorso della trave della pagliuzza. Non vedo la pagliuzza, cioè vedo la pagliuzza nell'occhio dell'altro per non vedere la trave che è nel mio, fondamentalmente. E questi parlamentari sono stati già non solo redarguiti, ma sono praticamente in fieri di
allontanamento e dispersione del movimento, laddove dovranno comunque perfezionare il versamento, e comunque, anche se eventualmente già inseriti nelle liste elettorali, poi in un modo o in un altro presumo che dovranno pagare, visto che si sa chi sono, questa mancanza di rispetto nei confronti del movimento stesso, che molto tiene a che le cose siano conseguenziali rispetto a quanto dichiarato. Ecco, allora un argomento che mi piace approfondire un poco è che la politica italiana sembra soffrire molto di coerenza, di trasparenza e per certi aspetti anche di una sorta, chiamiamola, di legalità di partito, nel senso che la magistratura più volte ha chiesto alla politica di al proprio interno di fare una sorta di pulizia di tutte quelle persone che in realtà non presentano gli elementi fondamentali per curare la cosa pubblica, cioè quelli di un minimo di onestà e di trasparenza. Ora, il Movimento 5 Stelle sta dando prova di questo. Per quanto riguarda le persone, o almeno uno sforzo in questo senso, sembra che lo stia facendo, ma per quanto riguarda le liste elettorali che tu vedi, hai l'impressione che la magistratura venga accontentata in questa sua esigenza di chiedere ai partiti di essere... Più che ragionare di un'impressione, ragionerei in termini di certezza, perché le liste elettorali sono, è vero, piene di incensurati, ma sono presenti anche delle figure quantomeno discutibili, perché hanno magari un passato poco edificante che ha portato a riempire negativamente il casellario giudiziale, che significa che stiamo parlando di pregiudicati, o persone in predicato di diventarlo perché sono sotto processo o agli inizi dei processi. È inutile che mi metta a fare tutti i casi perché non ha praticamente senso far nomi, la gente però dovrebbe informarsi, questo è uno dei miei punti d'onore effettivamente, mentre questo si dice, 5 Stelle non candidano pregiudicati, e qualora dovessero emergere delle cose poco chiare o delle situazioni che possono creare imbarazzo all'integrità del movimento stesso, vengono allontanate. E questo succede pressoché istantaneamente. Qualche caso potrebbe essere in discussione perché si dice la Raggi ha accettato, per esempio a Roma, il processo per... il presunto scandalo che la riguarderebbe, ha detto con grandissima serenità io lo accetto, e dico ecco perché lei non si è dimessa quando una bandiera del movimento è devi essere assolutamente pulito per far parte del movimento, è perché comunque va ancora provato effettivamente, lei non è colpevole e soprattutto era già in carica quando determinate cose sono emerse. Certo. Lei ha scelto di restare dov'è perché, intuisco io, si tratta di non creare fonti di destabilizzazione al Comune di Roma, che è già abbastanza messo male di suo. Infatti molte delle opere che lei sta facendo vengono contestate, ci sono anche con le cosiddette fake news, ci fanno vedere fotografie di maiali che razzolano nella spazzatura, cosa che non esiste più da tempo in memoria, da ben prima tra le altre cose. Sono cose successe ben prima che la Raggi entrasse in comune a Roma, e quindi non sono addebiti che le possono essere contestati. Viceversa, tutto ciò che ha fatto lei lo ha sempre dichiarato e ha provato di essere in buona fede, quindi presuppongo che possa dare ancora prova della sua buona fede e che non meriti pertanto di dimettersi dall'incarico per doverlo fare. Anche perché ha appena cominciato un'opera di pulizia ed è proprio in forza di quest'opera di pulizia che stanno emergendo tutte le rogne che ha. Perché tutti i palazzinari, come si dice a Roma,
tutto il malaffare o l'inciuccio che fino adesso a Roma ha regnato ed è stato tenuto anche parzialmente nascosto, anche se in realtà tutti sanno tutto, ma andava bene così. E lei sta smuovendo le acque, pertanto è scomodo. Quindi leggi il Messaggero di Caltagirone che le fa la guerra giornaliera, leggi il Tempo che le fa la guerra, leggi altri strumenti, leggi, che posso dire io, i nomi più ricorrenti di chi le starebbe facendo la guerra, sono quelli di Malagò, per esempio. Sì, certo, avendo fermato i grandi affari che si potevano fare all'ombra delle Olimpiadi, è chiaro che... Ecco. Allora, quindi ci sono comunque degli esempi di persone assolutamente integerrime all'interno del movimento e sono fondamentalmente il 99,9%, per cui loro dicono noi a priori applichiamo dei filtri. Può essere che venga fuori qualcosa, nel momento in cui quel qualcosa dovesse venire fuori si prenderanno i provvedimenti opportuni, come per esempio il caso di mancato conferimento di questi monumenti al fondo per la microimpresa. Allora, noi facciamo un poco anche questo discorso perché cominciamo ad avere un'impressione. Poi scusami, sì, hai citato Renzi su RTL, giusto? Sì, sì. Ecco, torniamo al punto di vista. E poi è il bue che dà del cornuto all'asino. Perché sulla, diciamo, sostanzialmente io credo che se non Renzi direttamente, che comunque penso che abbia piuttosto nutrito il numero di scheletri nell'armadio che ancora non sono venuti fuori, anzi non penso, cominciano ad esserci abbastanza prove del fatto che non sia esattamente la grande pulizia di linea quella che caratterizza il suo PD, anche nella scelta delle alleanze, delle persone da candidare, eccetera, eccetera, eccetera. Forza Italia sfortunatamente non si può permettere neanche di aprire il becco perché certo. Il suo leader è un pregiudicato, per cui voglio dire, solo questo basterebbe a screditare normalmente un partito politico serio. Questa è pura analisi dei fatti. Per esempio, a querelato Di Battista, mi viene da ridere perché io sono andato a vedere Di Battista a Tolmezzo l'altro ieri, e lo ha ripetuto dal palco, ha detto io sono stato querelato da Berlusconi per aver letto la sentenza su Dell'Utri, sentenza della Corte di Cassazione su Dell'Utri in piazza d'Arcore, dove la sentenza dice, che è stato ripetuto anche da Fazio la sera, la sentenza dice che Dell'Utri è stato l'intermediario tra Cosa Nostra e Berlusconi. Certo. Lo dice la lettera della sentenza, non certo. Lo dice Alessandro Di Battista. Giustissimo. Per cui dice, se da lì si dovesse vincere che Berlusconi ha preso soldi o ha dato soldi alla mafia, non sono io a dirlo, è la Cassazione che dice, quindi cosa querela me? Querela me per un qualcosa che si vince dalla lettera del testo? No. Diciamo, si capisce che c'è stato uno scambio di utilità. Di utilità. Allora, noi stiamo facendo un po' questo discorso perché cominciamo ad avere l'impressione, e un poco questa mi viene anche dal procuratore di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, che in una breve intervista ha lanciato un messaggio accorato alla società civile ad impegnarsi nella cosa politica, perché vede che, diciamo, sia a livello di piccoli comuni che di provincia che di regione le posizioni cominciano a essere occupate da uomini dell'Ndrangheta, uomini delle cosche. Cioè adesso la politica non ha più bisogno di corrompere, ma già entra se stessa. Allora, abbiamo un po' l'impressione che il requisito fondamentale debba essere quella di la presentazione di cittadini che abbiano, che siano come primo requisito, debbono avere un'onestà di fondo molto, ma molto salda, perché è vero che si innesca la politica, che in politica si innesca cosa, sì, beh, ma se sei onesto e non sei capace, che cosa fai? Però
Diciamo che intanto abbiamo senz'altro bisogno di questo requisito di partenza, perché stiamo notando persone molto capaci, ma nel derubare la cosa pubblica. Capaci sì, ma nel derubare la cosa pubblica. E i dati di fatto ci stanno dicendo questo dopo una trentina d'anni di prima e seconda Repubblica. Allora, detto questo, abbiamo io vorrei chiederti: ci sono due importanti dicasteri, quello della giustizia e quello dell'interno, fondamentali. Ecco, per lo stato della salute della politica italiana, per l'etica, per la morale, perché uno Stato senza etica e senza morale, secondo noi, non ha futuro. Allora, c'è una possibilità, secondo te, di avere delle persone forti su questi dicasteri? Chi potrebbero essere, secondo te, per avere un vero cambio in Italia? Allora, dovrei risponderti direttamente, ma voglio fare una premessa. Sì. Partiva da Rocco Chinnici, buonanima, quindi stiamo parlando di uno dei più grandi magistrati antimafia della storia della Repubblica Italiana, e si diceva: ragazzi, la mafia non è più quella del contadino con le scarpe grosse e il cervello fino. Non è più il contadino che non sa neanche parlare, che la mafia ormai è fatta dei colletti bianchi, per cui quando vuoi essere sicuro di ottenere un risultato devi essere altrettanto sicuro di piazzare qualcuno dei tuoi a garantirti questo risultato e non semplicemente delegarlo agli altri. E lo diceva negli anni Ottanta. Ok, stiamo parlando di indagini cominciate nel, diciamo, fine anni 70, proseguite poi con le varie composizioni del pool antimafia. Era un principio fermo di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. C'è una cosa che accomuna tutte e tre queste persone: sono state uccise dalla mafia, con la complicità più che probabilmente dello Stato, perché questo è quello che ci dice il processo Stato-mafia, sulla traduttiva Stato-mafia. Quindi, se vuoi persone forti al Dicastero degli Interni e ad avere il portafoglio della giustizia in tutti i sensi, dovresti mettere grandi magistrati antimafia, gente che è abituata a lavorare con le forze dell'ordine, che conosca l'intima meccanica della giustizia italiana, che quindi sappia dove andare a mettere le mani. Il problema che potrebbe derivare da questo è il terremoto che ne conseguirebbe, perché nella migliore delle ipotesi verrebbero fatti fuori. E la mafia in questo si è evoluta nel corso del tempo, perché non spara e uccide e basta, ma uccide dal punto di vista civile prima di uccidere dal punto di vista fisico. Sì, certo. Ti distrugge moralmente, perché? Perché i suoi legami sono talmente radicati e talmente altolocati ormai che può agire sulla vita di tutti i giorni, anche del più integerrimo dei servi del Stato. Denigra, isola. Esattamente, quindi crea isolamento, ed è il caso per esempio anche di Nino Di Matteo, per citare un nome illustre. Sì, okay. Che ricordiamo a chi ci ascolta che è il titolare dell'inchiesta Stato Mafia, del processo Stato Mafia a Palermo, della trattativa tra lo Stato e la mafia a Palermo. Sì, che c'è stato un fenomeno di grande isolamento, infatti pochissimi cittadini, se non diciamo gli addetti ai lavori, le persone veramente interessate, hanno potuto seguire questo processo. Non solo il processo, ma c'è anche qualcuno che ancora non sappia chi sia Nino Di Matteo, che è uno che cammina con la morte al fianco da anni e che vive sotto scorta, lui e tutta la famiglia, ma lui in particolare sotto la scorta di massimo livello, anche questo da anni. Io ho seguito una conferenza di Nino Di Matteo a Venezia, sì, in un hotel, e le forze dell'ordine che in quel momento costituivano la sua scorta, nella persona di vari uomini, hanno non solo presidiato il luogo della conferenza,
ma hanno fatto tutte le perquisizioni e le perlustrazioni pre-conferenza, hanno voluto persino sapere dove lui si sedesse. Scusa, Marto, prego. Scusa, ecco, tu hai parlato prima che la gente non conosce bene chi sono questi personaggi, questi grandi personaggi. Ecco, in effetti mi è successo anche a me a Roma, quando siamo stati nel novembre 2015 per la manifestazione a tutela dei magistrati di Palermo, in modo particolare a Nino Di Matteo, no? Ecco, che ci mi sono avvicinati vedendo che avevo la telecamera, il microfono e chiedendomi quindi chi è questo Nino Di Matteo. Adesso la colpa, vedi, è anche da dare ai mass media, no? Ai mass media, quelli nazionali, no? Che allora loro gli danno sempre spazio a questi politici che ci hanno preso in giro. Abbiamo visto il fallimento di destra e sinistra e poi la ciliegina nella torta con la legge Fornero, che non sappiamo nemmeno se arriveremo vivi alla pensione. Ecco, premesso questo, a quelli si dà spazio in continuazione, ok? A un Nino Di Matteo non si parla mai. Non lo si ospita mai in studio, eccetera, eccetera. Ma ti dirò di più, Marco, e questo voglio che sia chiaro per i nostri ascoltatori. In quella importante conferenza a Venezia, lì a ridosso del Canal Grande, bene, non c'era nessuna testata giornalistica. Non c'era nessun giornalista, a parte uno che era lì a titolo personale, non ho visto al seguito carta e penna oppure una telecamera, visto che rappresentava poi una televisione, anche importante. Ecco, non c'era nessuno. E sì che in Veneto ci sono di TV regionali, radio regionali, carta stampata, e come che ci sono? E questi giornalisti vanno a fare i corsi di formazione. E quando c'è un Nino Di Matteo che è invitato in una città importante come Venezia, e sappiamo, tu l'hai spiegato bene, cosa sta rischiando, perché c'è questa latitanza delle televisioni anche qui regionali? Dove sono i giornalisti? Dove sono i giornalisti? Dovrebbero spiegarmelo, venire qui a spiegarmelo. Dove eravate? Perché non siete presenti quando ci sono queste manifestazioni? Ecco, lascio questa riflessione a tutti, a me, a voi in studio, agli ascoltatori. Prego. Si potrebbe fare una battuta dicendo probabilmente ha paura di saltare per aria anche loro, ma non è così fondamentalmente. Ma non è così, ma chi salta in aria? No, non salta in aria nessuno. E se qualcuno dice così, mi verrebbe da ridere, gli riderei in faccia, diretto, secco. Sarebbe una risposta inaccettabile. La risposta la conosciamo tutti, quella più o meno detta a denti stretti, sostanzialmente che i media tradizionali devono seguire quello che viene loro detto o imposto come percorso di notizie. E Nino Di Matteo non fa notizia perché è una persona di una levatura morale, di una dedizione che non conosce quasi eguali, diciamo, nel mondo dei notabili italiani. Tant'è che quelli che conosciamo noi e siamo abituati a vedere normalmente sono persone che hanno avuto a che fare con la giustizia, non che lavorino per o con la giustizia o nella giustizia. Quindi il primo terremoto che si deve provocare è a livello effettivamente giudiziario e di gestione del Ministero degli Interni, ma non deve essere un tutto cambi perché nulla cambi in senso gattopardesco, deve essere un qualcuno che ha carisma e capacità tecnico-professionali per mettere mano a questi campi minati, capisci? Quindi questo, rispondo anche a te Alviano in questo senso, sì. Nino Di Matteo al Ministero della Giustizia, ragazzi, è come dire Gesù Cristo che celebra la messa, cioè, se mi permettete la metafora e il parallelismo. Quindi sarebbe un nome bellissimo, che peraltro era anche circolato, in questo momento è stato un pochettino, come dire, messo in stand-by, per evitare speculazioni di ogni genere, però sarebbe auspicabilissimo. La magistratura perderebbe, tra virgolette, un attivo molto importante, ma la nazione, ma ne guadagnerebbe tutti
tutta la parte della giustizia e della nazione, per esempio. Primo, perché è una persona colta, perché è una persona preparata, tecnica in tutto quel che serve e che conosce intimamente il funzionamento delle cose. E quindi chi meglio di una persona del genere? O di un Nicola Gratteri, o di un Tartaglia, di un Del Bene, che sono anche molto più giovani, quindi potrebbero garantire anche, voglio dire, un percorso più lungo, ma stiamo facendo dei nomi che sono, come dire, auspicabili, ma non necessariamente ipotesi valutabili. Quindi, ma questo, al Ministero degli Interni puoi mettere anche un Piercamillo Davigo. Sì, Davigo purtroppo ha detto che lui è abituato a fare il magistrato e il politico gli sembra un'attività completamente diversa. È una posizione assolutamente legittima e quindi noi la seguiamo. Ma sappiamo, c'è solo un piccolissimo particolare però. Chi presiede il ministero, cioè il ministro, non è necessariamente che sia politico, se non che abbia una capacità di condurre politicamente il ministero, cioè che abbia un'elasticità mentale e un'intelligenza e il buon senso nel fare le cose. Certo. Ma può essere anche benissimo un tecnico che sa dove andare a mettere le mani, perché di politica nei ministeri ce n'è già troppa al di là dei ministri, dei sottosegretari o viceministri, quello che possono essere. Quindi noi abbiamo bisogno anche di gente che tecnicamente sappia dove mettere le mani. Faccio un esempio, può essere sciocco, magari può sembrare di parte, ma non lo è. I 5 Stelle in questa campagna elettorale hanno annoverato tra i candidati anche il comandante Gregorio Del Falco. Marina militare italiana, capitane via di porto per l'amor del cielo, però Marina militare italiana. Vuoi mettere un Gregorio Del Falco al Ministero della Difesa? Che non solo sa di che cosa si stia parlando, ma è proprio uno che l'ha vissuta sulla propria pelle, quindi sa benissimo dove andare a mettere le mani volendo. Certo, okay? Faccio un esempio, ma non è detto che sia così, perché la lista è in mente Di Maio. Sì. Ok? Allora adesso noi siamo poco in conclusione del tempo che abbiamo, però a me veramente verrebbe quasi da dire che c'è bisogno che vengano utilizzati, che vengono messi, utilizzati forse non è una parola simpatica, però che vengono messi in dicasteri chiave uomini che hanno dimostrato la loro fedeltà allo Stato, alla Carta Costituzionale, che l'abbiano dimostrato nel tempo. Quindi persone veramente solide in dicasteri, appunto, come la giustizia e gli interni, e partendo da questa, da questa base, noi potremmo anche sperare di ridare fiato a questa nazione che avrebbe tante risorse. Allora, possiamo ricordare che l'Italia è forse il paese che più bello ha più mondo, associazionismo, sì. no, che ha più associazionismo, che ha più, quindi la voglia di fare, la voglia di partecipare, la voglia di cooperare tra le persone. Certo. Ma questa, in qualche modo, quando intervengono fattori di illegalità, tra l'altro molto radicata, queste forze vengono praticamente sparagliate. Allora, sempre per tornare al discorso ministeri, presidenza del Consiglio dei Ministri o diciamo figure apicali, si parla di giovani senza esperienza oppure di neo candidati o neo movimenti senza esperienza, che questa è una delle accuse che viene mossa per esempio dal Movimento 5 Stelle. Però partiamo da un presupposto: per quanto tu possa avere una scuola politica di partito alla base, finché non siederai su quella poltrona non saprai mai fino in fondo che cosa voglia dire, quindi l'esperienza te la fai comunque durante il percorso. E possono venirmi a raccontare tutto quello che vogliono anche i super esperti, fin tanto che non sei calato nel ruolo non potrai mai sapere. Certo. Uno. Due, posto che le esperienze comunque si acquisiscono e
è abbastanza dimostrabile quanto ti debba fare il pelo velocemente, detto gergalmente, quando tu hai degli ottimi tecnici all'interno del tuo organico governativo, che possono tranquillamente presiedere i ministeri, si è già messo bene, per esempio, interni e giustizia sono strategici in Italia, certo, proprio per ciò che è necessario fare, ma devi avere anche un presidente del Consiglio che permetta certi movimenti e che sia una persona pulita, che sappia politicamente dare spazio alle, perché quello del presidente del Consiglio è la figura del prius inter pares, cioè qualcuno che spicca ma tra i pari. Certo, certo. Quindi il primo presupposto è, siccome voglio essere un buon comandante, devo scegliere bene i membri della mia squadra, perché la mia squadra che governa non sono io. Certamente, certamente. Io do un indirizzo di rettitudine morale, di spirito, perché quello che è necessario sono onestà, come hai detto tu, ma onestà intellettuale, certo, spirito di servizio e dedizione. Con questi tre elementi alla base, qualsiasi figura che ne sia in possesso può rendere al meglio anche nell'incarico più ignoto del momento. Voglia di dedicarci, sì, e soprattutto capire che sia un privilegio quello di rappresentare la propria popolazione, la propria nazione, all'interno e verso l'esterno. È un privilegio che devi non solo aver meritato, ma continuare a dimostrare di meritare. E per questo occorre essere integerrimi. Allora Marco, io direi... non integralisti, integerrimi. Integerrimi. Allora, ecco, io direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori con questo quadro che tu hai dato. Ci auspichiamo veramente che chi andrà a votare, e auspichiamo che le persone comunque vadano a votare, questo è un momento a nostro parere veramente molto delicato della situazione politica italiana, e per politica sappiamo che investe tutti gli ambiti della società, l'economia, l'ambiente, la scuola, la salute, il lavoro, eccetera, eccetera. E invitiamo le persone ad andare a votare e fare in modo di scegliere persone che abbiano le caratteristiche che or ora sono state nominate da Marco. Poi va detto un'altra cosa e chiudiamo, o chiudo io comunque, altro ministero fondamentale, anzi altri due ministeri fondamentali, lo sono tutti in realtà quelli principali, ma questi in particolar modo sono istruzione e ricerca, certo, e sanità. Perché senza questi due pilastri, Massimo, ricordo, ne abbiamo parlato in una trasmissione precedente, senza questi due pilastri una società è una società di trogloditi. Istruzione e sanità sono fondamentali. Anche qui sarebbero graditi due tecnici o due figure tecniche, possono essere maschi o femmine indifferentemente, perché non è che la cultura o la capacità appartengano a un sesso solo, eh? Beh, che abbiano comunque a cuore, diciamo, ritorniamo nel piano dello spirito, c'è bisogno che abbiano veramente a cuore da una parte la salute degli italiani, dall'altra le capacità cognitive degli italiani, veramente a cuore. Noi salutiamo i nostri ascoltatori e ripassiamo la linea a Massimo Bonella. Grazie, grazie a tutti e buonasera. Grazie Albiano, grazie naturalmente, un grazie particolare a Marco Grilli per questa esposizione molto dettagliata. Tu hai toccato giustamente due punti fondamentali, la sanità e la scuola. Stanno andando a picco, c'è da chiedersi perché. Allora, parliamoci chiaro, senza tanti veli davanti alla bocca, cioè che disegni ci sono? Cioè, se tanto mi dà tanto, troviamo una situazione di questo tipo. Ora, è possibile che uno, quando prende appuntamento per una qualsiasi visita, deve aspettare anche un anno? No, dico, deve aspettare un anno. Cioè, se però paghi la tangente, ma dai, prendo l'appuntamento a pagamento. Sì, sì, beh, guardi, può venire anche tra una settimana. Allora, ci stiamo prendendo in giro. Comincio a fare delle domande. Siamo dei masochisti?
ci vogliamo così male in questo pianeta? Cioè, non lo so, cioè, sembra che portare l'automobile in officina sia meglio, cioè, l'automobile in officina è assistita meglio, è curata meglio, perché il meccanico ti dice, o l'elettrauto, il tecnico, o il gommista, beh guarda, sì, sono un po' pieno, ma facciamo così, portamela alle 2, poi passi stasera, la trovi pronta. Ecco. A noi, esseri umani, ok, ci viene detto, tra un anno, ma stiamo scherzando? Io dico sempre, se qui scende un extraterrestre e vede una situazione di questo tipo, per non parlare poi quello che vede a livello planetario, rumori di guerra, minacce di guerra nucleare, bambini che muoiono di stenti, cioè io non so cosa potrebbe pensare. Allora, lasciamo agli ascoltatori trarre le più ovvie conclusioni, perché questa è la realtà e non è che io inventa chissà che cosa, questa è la realtà. Allora, per concludere, dunque, c'è un aggiornamento delle notizie e parliamo di società, rimaniamo un po' in tema. Dunque, Boeri, tornare a pre-Fornero costa 85 miliardi. Ripristinare il regime ante riforma Fornero avrebbe effetti sul debito pensionistico attorno ai 5 punti di PIL, ovvero circa 85 miliardi. Lo afferma il presidente dell'INPS Boeri, spiegando che i costi della modifica si attesterebbero inizialmente a 14 miliardi l'anno, 20 miliardi a regime. Boeri fornisce anche la stima sulla platea per l'app volontaria, 300.000 le persone che potranno fare richiesta solo nel 2018, 115.000 nel 2019. Da oggi si può presentare domanda di certificazione simulatore sul sito dell'INPS. Allora, anche qui, una persona deve marcire lavorando dalla mattina alla sera tutti i giorni, zero spazio, zero tempo per la famiglia, non si riesce a arrivare a fine mese perché i costi sono alle stelle, aumenta tutto, a mo' di strozzinaggio, siamo chiari anche qui, senza veli. Cioè, diciamo la realtà, è inutile nascondersi dietro un dito o prendersi in giro, c'è questa situazione, non si riesce ad arrivare a fine mese, non c'è tempo a tirare sulla famiglia, poi in alcuni posti di lavoro ti dicono, vabbè, ma se vuoi lavorare devi andare all'estero a 3.000 km da distanza, e la famiglia va in crisi, la moglie si ammala, per esempio, i bambini poi crescono con una, vi lascio immaginare come, insomma, ecco, e qui problemi che si amplifica uno dietro l'altro. Allora io vorrei capire un po' cosa sta succedendo, cioè, perché di due l'una, o siamo diventati matti tutti a livello collettivo, okay, che per i soldi ci facciamo veramente del male a livello proprio mortale, oppure, non so, ditemelo voi cosa sta succedendo, perché non è possibile, cioè oggi uno non sa nemmeno se arriverà vivo alla pensione. Questa è un po' la conclusione che vorrei dare a questo approfondimento di oggi, molto interessante, molto acceso, perché sono tematiche che fanno parte di tutti i giorni, le vediamo tutti i giorni, non si può rimanere indifferenti a queste cose, vanno poste sotto ai riflettori, sottolineate, cioè, siamo giornalisti, cioè, se non facciamo questo la possiamo anche cambiare mestiere, andare, non so, a farci una camminata al mare o in montagna, cioè, non so cosa dire. 19:53 Radio Sirius TV è la vostra linea diretta con informazione, tra pochi minuti il nostro settimanale Pineta Oggi Report, cioè la versione televisiva su Teleidea Toscana, quindi tutti coloro che ci seguono dalla regione toscana, parte dell'Umbria, possono sintonizzare su Teleidea che adesso copre tutta la Toscana grazie al canale 190, ricordatevi 190, poi insomma vi vorrei dare anche questo suggerimento così proprio amichevolmente da amico proprio, prendetelo questo suggerimento nel vostro telecomando, sintonizzate le televisioni più interessanti, le regionali che danno qualcosa, che c'è un po' di sale, cioè che c'è un po' veramente di concretezza, e sintonizzatele sui tasti del telecomando più semplici, ok? Insomma, svegliamoci un attimo. Grazie per averci seguito, noi ci sentiremo domani con la trasmissione Spazio Aperto per le ultime notizie dall'Istria, quindi il notiziario dell'Istria a 9:45 e Osservatorio Antimafia alle ore 22. Poi per coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico,
il nostro settimanale su Video Telecarnia sul canale 46 da Biancavallo. Quindi quello che i nostri ascoltatori vedranno in centro Italia, ecco, domani sera lo potete vedere in nord Italia, in nord-est d'Italia, nell'Alto Adriatico. Bene, mi sembra di aver detto tutto. Ringrazio anche la regia centrale questa sera di turno. Vedo c'è sempre il nostro amico Ugo Moreno da Modena. Un saluto anche a Rosario. Vi lascio alla nostra programmazione. Gentili ascoltatori, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.